Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La manovra economica del governo è proprio come una torta e il senso sta nelle fette. Le potrai anche addolcire, ma sono solo assaggi. Anche se è un altro il vero problema, è la dimensione della torta, che si è fatta più piccola. Pochi soldi per saziare promesse ipercaloriche. Dei 30 miliardi di euro di valore, 21 sono deficit, lievito contabile, debito pubblico futuro. Poi un terzo della torta verrà dal taglio delle spese. Nel frattempo, gli oltre 9 miliardi con i quali è stato varato il decreto aiuti sono farina ereditata da Draghi. Tutto il resto è dieta. La flat tax, per esempio, era una fetta da torta nuziale, avrebbe sancito la luna di miele con gli elettori. E invece forse lo farà la prossima, fra un anno, perché questa di manovra la declina in prospettiva per tutti, ma in modo incrementale, cioè tassando in forma piatta e ridotta solo gli aumenti di stipendio, come se ce ne fossero davvero stati. L'abolizione della legge Fornero, altra dolce promessa, in realtà si ridurrà una mini quota 41, intesi come anni di contributi, limitata a chi ha 61-62 anni e solo per il 2023, costo inferiore al miliardo e platea al massimo di 50.000 persone. Anche i fringe benefit per i dipendenti, praticamente un bonus di 3.000 euro esentasse, ne farà felici appena uno su sei. Il reddito di cittadinanza nel frattempo resta in qualche modo e, considerato che la manovra non prevede alcuna vera spinta ai salari e l'inflazione eroderà ancora fette su fette ai risparmi, spingere sul tema, sebbene sia previsto un miglior allineamento all'occupazione, non sembrava ragionevole. E infatti la parola d'ordine ovunque è mini. Mini flat tax, mini quota 41, mini taglio del cuneo fiscale e anche mini condono. Le contestazioni entro i 1.000 euro verranno rottamate e quelle che vanno oltre, fino ai 3.000, vedranno ridurre l'imposta evasa della metà. Misure valide risalendo fino al 2015. Se così sarà, una bella fetta di 7 anni che l'erario non vedrà mai più. Ma sinceramente, che la rivedesse era già improbabile. Nessuna dieta per i golosi contanti, il primo decreto di governo ne ha alzato il tetto a 5.000 euro da gennaio e contemporaneamente ha disposto che il super bonus scali invece dal 110 al 90%, un risparmio per lo Stato di 4 miliardi e mezzo. Qualche dubbio per il settore, che ha macinato PIL, fatturato, ma non ha saputo frenare l'impennata dei costi anche prima dell'inflazione, e non pochi per chi ha redditi medio-bassi e sognava la ristrutturazione. Ma la manovra è come una torta. Ora sei sempre la fetta che ti capita. Piccola.